Buonasera a tutti. Dichiaro aperta questa seduta del Consiglio Comunale del 14 maggio 2024. Il primo punto all'ordine del giorno è approvazione dei verbali dell'adunanza del Consiglio Comunale del 21/3/2024. All'appello, sì, scusate, sto un pochino. Procediamo all'appello, prego, segretario. Allora, Puchetti, Giuseppe, presente, Perna, Claudio, presente, Vitiello Angela, presente, Pontico Giulio, presente, Giusti Yolanda, presente, Vizzarri Graziella, presente, Visce Antonio, presente, Rainone Franco, presente, Moro Leonora, presente, Di Maria Vito, presente, Faiella Salvatore, presente, Civitella Maria Giovanna è assente, Palmieri Michele, presente. Prego, si può procedere. Allora, primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale. Se i consiglieri sono d'accordo, io non ho nessuna obiezione. Allora, approvazione verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 21 marzo 2024. Chi è favorevole? Secondo punto all'ordine del giorno, conferimento onorificenza civica chiavi della città all'arma dei carabinieri. Penso che il sindaco debba spiegare. Si sente bene perché io sento male. Si sente male, infatti si sente proprio. Mi potete passare un altro microfono? Si sente? Allora se si sente io. Meglio? Vediamo, proviamo questo altro. Sente adesso? Questo sembra meglio, giusto? Allora, questa delibera si fa in quanto c'è un regolamento comunale che è stato approvato dall'amministrazione Notarangelo, che ha previsto un regolamento per tutte le onorificenze da assegnare a persone oppure a personalità giuridiche che si sono distinte nella nostra comunità oppure hanno svolto delle attività quotidiane, insomma, a favore di questa comunità. E siccome c'è stata un atteggiamento molto di collaborazione negli ultimi anni tra l'amministrazione comunale e l'arma dei carabinieri, soprattutto la legione di Chieti, perché noi facciamo riferimento alla legione di Chieti, per quanto riguarda la possibilità di completare la caserma dei carabinieri che si trova sopra
l'attuale Pietri, andando verso il cimitero. Quella caserma, per chi non lo sapesse, è stata iniziata nel 2005-2006. Purtroppo il finanziamento che il Comune all'epoca ricevette non fu sufficiente per completarla, poi sono passati tanti anni e quindi i prezzi sono aumentati e quindi non era più possibile completare la caserma. Negli ultimi 2-3 anni l'arma dei carabinieri, ma soprattutto la Legione di Chieti, si sono, su nostra sollecitazione, e anche perché loro sono più volte venuti a verificare in che condizioni si trovava questa struttura, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 1 milione di euro che ci ha permesso di poter completare questi lavori. Infatti i fondi che già c'erano erano circa di 3.800.000 euro. Più questo milione siamo riusciti dal punto di vista tecnico a ottenere uno studio di fattibilità che ha messo in evidenza che con 4.800.000 euro si riesce a completare la caserma. Vi informo che i soggetti che sono interessati alla realizzazione e al completamento della caserma sono il Demanio e il provveditorato alle opere pubbliche della Campania, che però opera anche sul Molise. E siccome più siamo soggetti dell'arma di carabinieri, quindi diverse autorità dell'arma dei carabinieri hanno cercato in tutti i modi di aiutarci per ottenere questo finanziamento, allora noi per riconoscenza abbiamo pensato di riconoscere, di conferire all'arma dei carabinieri questa chiave della città, che è un'onorificenza che è stata prevista nel regolamento comunale, e soprattutto alle associazioni, ai soggetti che sono dotati di personalità giuridica. Quindi abbiamo deciso, concertato insieme all'arma dei carabinieri, alla nostra compagnia, ma anche parlando con il colonnello provinciale delle Grazie, di organizzare questo evento che si svolgerà il 17 maggio. Siete tutti invitati, penso che già vi è arrivato l'invito, mi hanno riferito io so che a tutti quanti, se qualcuno non è arrivato me lo faccia sapere, io so che da qualche venerdì abbiamo inviato a tutti i consiglieri, a voi non è arrivato sulla PEC, a te no? O sabato, non lo so, diciamo questi giorni, io però so che è stata... A te non è arrivato? A te arriva. Vabbè, mi sembra strano se avvito arriva, penso che arriva da tutti quanti, l'abbiamo mandato a tutti i consiglieri comunali. E quindi il programma prevede la cerimonia davanti al tribunale per quanto riguarda la donazione del monumento all'arma dei carabinieri. Dopodiché ci sarà la fanfara dei carabinieri e l'orchestra Magliano che si esibiranno all'interno dell'anfiteatro, e questa manifestazione è stata concertata anche con la sovrintendenza e con l'omnicomprensivo Magliano, con la dirigente Emilia Sacco, e quindi c'è stato veramente un coinvolgimento di tutta la comunità. Quindi io perciò invito a votare a favore di questo convenimento, perché penso che sia una cosa importante, anche perché questo riconoscimento, anche il monumento, è un dono che si dà all'Arma dei Carabinieri per l'attività che svolge quotidianamente qui a Larino, essendoci la compagnia dei Carabinieri che
insomma, oltre a garantire alla comunità sicurezza, insomma, promuove anche la cultura della legalità. Ecco perché il motivo di aver scelto il luogo del, diciamo, di dove mettere il monumento davanti il Palazzo di Giustizia. E quindi chi vuole vedere qui, non lo so se già l'avete visto dove sarà collocato, già è stato posizionato, è chiaro che qui l'idea iniziale era quello di mettere questo monumento vicino la nuova caserma. Se quando si completerà la nuova caserma ci saremo noi, valuteremo, ci sarà una nuova amministrazione, si potrà sempre spostare il monumento, perché non è che abbiamo fatto le fondamenta, è appoggiato il monumento, quindi non ci sono problemi per poterlo eventualmente spostarlo. Quindi invito il Consiglio a votare per questa onorificenza. Prego. Ci sono domande? Allora vediamo chi è favorevole. Immediata esecutività. Allora votiamo per l'immediata esecutività. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Passo la parola al vice sindaco. Allora, con deliberazione della giunta comunale numero 61 del 24 aprile 2024 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, il quale evidenzia le seguenti risultanze finali. Fondo cassa al 1 gennaio 5.530.803,25, riscossioni per euro 8.656.175,66 e pagamenti per 9.158.669,34, che portano il fondo cassa al 31 dicembre ad un ammontare di 5.028.309,57. I residui attivi sono ammontati a 8.468.834,60, mentre i residui passivi ad euro 4.821.670,27. Il fondo vincolato per le spese correnti ammonta a 512.714,73, mentre il fondo vincolato per spese in conto capitale a 1.796.954,85, per un risultato di amministrazione pari a 6.365.804,32. Considerando la parte accantonata e la parte vincolata di tale somma, si giunge ad un risultato di amministrazione disponibile di 676.000 euro circa. L'organo di revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed ha espresso il proprio parere favorevole con la relazione del 26 aprile 2024, più precisamente con suo verbale numero 8. Quest'anno mi sento di ringraziare in particolar modo il responsabile dell'ufficio ragioneria che, d'intesa e in collaborazione con tutti i vari responsabili di settore, ha proceduto veramente ad un lavoro certosino di riaccertamento sia dei residui attivi che dei residui passivi, perché noi avevamo dagli anni precedenti alcuni residui attivi che erano già stati riscossi e alcuni residui passivi relativi a spese impegnate già pagate che continuavano a popolare il nostro bilancio. Quindi con questo lavoro veramente meticoloso l'ufficio ci ha aiutato a depurare, tra virgolette, il bilancio di quelle somme che ancora continuavano a popolarlo. Invito i consiglieri ad approvare il rendiconto 2023. Ci sono domande? Sì. La parola al consigliere Palmieri. Bene, ho ascoltato un po' i numeri di questo bilancio, sono numeri importanti, positivi, quindi diciamo che il comune, l'ente gode di una situazione economica positiva e fa piacere a tutti quanti. Io torno solo a ripetere
che quando ci sono queste situazioni positive, oltre a fare il bene della comunità con lavoro e quant'altro, scegliendo delle priorità che sulla viabilità, sui servizi e istruzione, non sto qui alla sanità, non sto qui a spiegare altre situazioni che si possono creare o risolvere, io ribatto sempre e dico sempre che le tasse vanno abbassate. Noi il 15 di giugno dovremo pagare delle l'IMU, quindi dovremo pagare delle tasse, che è giusto che sia così, però l'aliquota dell'IMU dal comune di Larino è altissima, nonostante un bilancio così positivo. Io lo torno a ripetere, lo dirò sempre, farò anche delle dichiarazioni, perché non sopporto il fatto che con un bilancio positivo bisogna tartassare i cittadini, i commercianti e imprese, oppure liberi professionisti che hanno uno studio e devono pagare l'IMU, come giusto che sia, e non siamo più attrattivi, pure perché se qualcuno deve comprare una seconda casa a Larino chiaramente ci pensa due volte con un'aliquota IMU alle stelle, insomma, un'aliquota massima, ci manca solo 0,3%, ma siamo lì ormai. E questo atteggiamento così, diciamo, non collaborativo nei confronti dei cittadini, io non l'accetto, ve lo dico con molta franchezza. Per quanto riguarda il resto, mi fa piacere che il bilancio, diciamo, è positivo. Il vice sindaco. Sì, sì, solo per dire che raccolgo la proposta che fa il consigliere Palmieri. Io credo che già dall'anno prossimo ci siano i margini per operare una graduale riduzione delle imposte comunali, quindi è questo l'obiettivo che ci poniamo anche noi, quindi sicuramente la sua proposta è valida e verrà presa in seria considerazione da parte dell'amministrazione. Solo un'ultima cosa, scusa Presidente, ma io velocissimo, mi sembra che c'è stato pure un aumento per quanto riguarda la Tari. Va bene, io non so a cosa è dovuto, se sono cambiati i contratti, cosa è cambiato, però ci sono molti cittadini che mi hanno pure sollecitato il discorso di dire come mai è aumentata sta Tari. Ci sarà pure una percentuale bassa di differenziato, questo sicuramente, però siamo sempre lì, diciamo, sui cittadini a chiedere. Al sindaco. No, io diciamo confermo quanto detto dal vice sindaco, però voglio specificare un aspetto delle entrate e del bilancio. L'avanzo di amministrazione, che anche quest'anno è abbastanza cospicuo, quindi sta a significare che il comune è gestito bene. Abbiamo però un problema, che quei soldi non possono essere utilizzati per la parte corrente. Allora questo è il problema, però noi l'anno prossimo già siamo impegnati, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, di verificare se è possibile abbassare anche, cioè, le entrate dalla parte relativa all'IMU e vedere se è possibile, diciamo, abbassare le tasse, come più volte il consigliere Palmieri ha chiesto, perché poi l'avanzo dell'amministrazione può essere utilizzato per, diciamo, le spese per investimento, non è che le possiamo utilizzare per coprire le spese correnti, questo è il problema. Però ci sarà sicuramente un impegno da parte dell'assessore vice sindaco al bilancio, vediamo un po' se ci sono i margini per poter fare una manovra di abbassamento dell'IMU. Prego, parla il consigliere Di Maria. Grazie Presidente. Allora, a parte che c'era la possibilità già di farlo, quindi il bilancio è nelle condizioni di poter prevedere la riduzione delle aliquote IMU, tant'è che noi in un precedente consiglio già avevamo proposto, sì, prima in commissione era presente, poi in consiglio avevamo fatto la proposta, ma non lo so perché, per ritardi tecnici, burocratici o per mancanza di volontà non è stato fatto. Invece quando si parla di un bilancio con un forte avanzo, non è detto che quel bilancio rispetti una sana amministrazione. Mi permetto di fare un'osservazione di questo tipo. Se fossimo un'azienda privata,
un maggior avanzo è sinonimo di utili da distribuire ai soci, mentre in un ente pubblico un forte avanzo è sinonimo di una spesa che doveva essere fatta e non è stata fatta per dare servizi ai cittadini. È come dire, io ai cittadini non posso dargli gli utili, non sono dei soci di una società privata, ma gli devo dare dei servizi. Il vice sindaco annuisce, mi dà ragione. Quindi forse è meglio programmare una migliore gestione per fornire più servizi nel sociale, nella scuola, sulle strade, non so, su qualsiasi servizio. Quindi non diciamo che un forte avanzo determina una sana gestione, ma non voglio fare polemica. Un forte avanzo molte volte dipende da somme non spese, per esempio nei lavori pubblici. Se si ritardano i lavori pubblici, quelle somme destinate a quei lavori vengono accantonate in quote vincolate, e quindi sembrerebbe che il bilancio è sano, il bilancio è tra parentesi positivo, ma forse era meglio spendere quelle somme per completare gli investimenti che il Comune aveva fatto, tra cui gli impianti sportivi o altro. Quindi, senza nessuna forma di polemica, invito, soprattutto sulle somme vincolate, a spenderle nel più breve tempo possibile per dare un miglior servizio ai cittadini. Grazie. La parola al sindaco. Io parlavo di avanzo libero, non di avanzo vincolato. Noi ogni anno, il vincolato è chiaro che quello non c'entra niente. Non significa niente. Oh, non c'è, però noi parliamo dell'avanzo libero, e l'avanzo libero, se è cospicuo, sta a significare che l'amministrazione lavora bene. Quindi questo, noi parliamo dell'avanzo libero. Ma i dati, i numeri non si possono interpretare. Comunque, solo per chiarire. Ok. Ci sono altri interventi? Ora possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Immediata esecutività. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quarto punto all'ordine del giorno, riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sentenza numero 443-23 del 7-9-2023 emessa al Tribunale di Larino. Risponde il Vice Sindaco. Sì, rispondo io. La necessità di riconoscere la legittimità di questo debito fuori bilancio nasce dal mancato pagamento di alcune fatture per la somministrazione di energia elettrica di Enel Energia. A seguito di un ricorso per decreto ingiuntivo da parte della International Factors Italia, più brevemente IF Italia S.p.A., il Tribunale di Larino in data 30 dicembre 2019 ha ingiunto al Comune di Larino di pagare la somma di 11.770 euro, oltre interessi come da domande e spese di procedura di ingiunzione, perché appunto c'era questo debito nei confronti di Enel Energia, che a sua volta però ha ceduto questi crediti a una società di riscossione crediti. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 18 del 10 febbraio 2020, l'ente ha deciso di proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo promosso da parte della IF Italia S.p.A. Tuttavia, con sentenza numero 443-2023 del 7 settembre 2023, il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato il Comune di Larino al pagamento delle spese di vita in complessivi 2.500 euro oltre al rimborso delle spese forfettarie. La somma complessiva ammonterebbe in definitiva a 25.712,36 euro, 11.770,03 per somme capitali, 13.008,91 per interessi e 933,42 euro per spese liquidate in decreto ingiuntivo. Con una nota del legale incaricato dal Comune,
questi ha sconsigliato l'impugnazione della sentenza, vista la concreta possibilità di una conferma della stessa con aggravio di costi e spese per l'ente. Inoltre, sempre lo stesso professionista ha consigliato la formulazione di una proposta transattiva alla Life Italia, proponendo appunto un'operazione di saldo e stralcio per un importo di 19.000 euro a fronte della somma richiesta di 25.712. Con nota protocollata al numero 4916 del 19 marzo 2024, la IF Italia, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della questione, ha manifestato la sua disponibilità ad accettare la riduzione del credito vantato, che come ho già detto ammonta a più di 25.000 euro, purché l'ente si impegni a pagare la somma complessiva di 19.000 euro. Considerato che l'accordo transattivo risulta conveniente, tenuto conto anche del fatto che se dovesse definirsi con la soccombenza del Comune ci sarebbe sicuramente un aggravio di spese, ritengo opportuno deliberare a favore di questo riconoscimento e quindi di questa proposta di saldo e stralcio, perché permetterebbe all'ente di risparmiare circa 7.000 euro. Quindi invito i consiglieri a deliberare a favore di questo riconoscimento di legittimità che viene riconosciuto attraverso la formula del saldo e stralcio. Ci sono domande? Andiamo avanti. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Immediata esecutività della stessa. Chi è favorevole? Contrario. Andiamo avanti. Quinto punto all'ordine del giorno, integrazione componenti Consiglio di amministrazione Fondazione Morrone Onlus. Quindi, siccome l'opposizione. Grazie Presidente. Abbiamo raccolto delle adesioni. I nomi che esprime l'opposizione sono Guerino Trivisonno e Francesco Vitulli. Grazie. Ci sono interventi? La parola al Sindaco. No, mi fa piacere che l'opposizione ha indicato i nominativi per il consiglio di amministrazione della Casa di Riposo, e perché l'altra volta, insomma, il fatto di non dare nomi io penso che era mancanza di collaborazione, quindi io oggi evidenzio questo cambio di rotta e ci fa piacere. Quindi mi auguro che questi nuovi componenti possano dare un contributo al Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo, che siamo a conoscenza che fra pochi giorni, poche settimane, penso fra qualche settimana, riaprirà. Quindi penso che chi ha lavorato negli anni scorsi abbia lavorato bene con enormi difficoltà, perché c'è stata un'indagine in corso. E quindi il fatto che adesso, dopo pochi mesi da questa indagine, sia riusciti a rimettere su la Casa di Riposo, per me è molto importante. E quindi colgo l'occasione per ringraziare chi ha lavorato in questa direzione. Prego, la parola al consigliere Di Maria. Grazie di nuovo Presidente. Sindaco, le devo fare un piccolo appunto. Non c'è stato nessun cambio di rotta. Non so perché lei dice questo. Nelle riunioni precedenti c'era stata la volontà da parte del Consiglio di amministrazione uscente di poter essere riconfermato qualora ci fosse stata l'unanimità del Consiglio Comunale, e per me c'è stata piena apertura. Poi invece quel giorno la maggioranza ha proposto altri nomi, quindi perché magari non aveva avuto le adesioni, ma da parte nostra non c'era nessuna chiusura né rispetto alla precedente situazione e né rispetto
Oggi abbiamo raccolto le adesioni perché ci voleva del tempo per raccoglierle, ma noi non eravamo contrari a qualcosa, noi vogliamo collaborare per la casa di riposo. Voglio fare una precisazione di questo tipo. Non c'è niente che determinava una causa ostativa a nominare i componenti, è solo che c'era una volontà espressa di riconferma che poi non c'è stato, tutto qua. E quindi adesso abbiamo raccolto le adesioni e le abbiamo portate in Consiglio Comunale. Grazie. Altri interventi? Possiamo passare? Prego, consigliere Palmieri. Allora, io spero di non uscire fuori tema, non sono altrettanto contento io con il sindaco quando dice che c'è stata collaborazione adesso da parte nostra per quanto riguarda i nomi che hanno completato il consiglio di amministrazione della casa di riposo. Io chiedo al presidente, che tra l'altro apprezzo pure la sua apertura, e faccio riferimento al consiglio scorso quando abbiamo parlato di trasporti e ci eravamo impegnati tutti quanti come consiglio di presentare un documento. Ad oggi non c'è questo documento. Io, presidente, dico questa cosa, si dicono tante cose qui dentro, poi alla fine resta solo sulla carta. Strade ancora tutte rotte, la viabilità sappiamo quella che è, dobbiamo ringraziare il Giro d'Italia che passa adesso, ci ha fatto un po' d'asfalto. Queste situazioni qua, se vanno dette poi la famosa collaborazione, la vogliamo tutti quanti, la vogliamo noi come opposizione, la volete pure voi dalla parte dell'opposizione, ben vengano queste cose qua. Abbiamo parlato di viabilità, della stazione ferroviaria, del ponte dello sceriffo, chiamiamolo come vogliamo, che è il ponte di Anacoreta, il ponte di Fago, come lo chiamano loro, però abbiamo capito qual è che è ancora interdetto. Queste cose non sono state ancora né risolte né tantomeno è stato fatto qualche aggiustamento in merito. Abbiamo perso, lo ripeto, un capolinea, che perché il pullman non parte più da Larino ma parte da Montorio, abbiamo perso un posto di lavoro, da Montorio in 5 mesi non ha viaggiato nessuno. E poi ditemi se questo non è sperpero di denaro pubblico. Però a queste domande che ho fatto l'altra volta nessuno mi ha risposto, si è solo impegnato, e apprezzo, lo ridico ancora, l'apertura del presidente, che devo dire con molta franchezza ha lottato anche lui in precedenza per salvaguardare il servizio ferroviario, che, lo ripeto, a Larino la stazione ricade nel centro abitato, non è come Ururi, San Martino e altri paesi che la stazione ce l'hanno a 7-8 chilometri, quindi noi abbiamo tutto l'interesse affinché quel servizio venga ristabilito. Io mi auguro e spero che c'è collaborazione anche dalla parte della maggioranza, se no voglio dire, se la collaborazione deve essere reciproca, io credo che questo sia un motivo di apertura. Risponde qualcuno? Il consigliere ci ricordava che ci eravamo impegnati a far stilare un documento. Qualcuno pensa che debba rispondere? Lo studiamo questo documento? No, si era detto di farlo insieme. Non è proprio l'argomento, però siccome si parlava di collaborazione, penso che poi io possa decidere, segretario. Si parlava di collaborazione, quindi chiedono quello che... Allora, faremo questa riunione e quindi insieme all'occasione stileremo un documento in cui esporremo i problemi che abbiamo sia per andare a raggiungere Campobasso che per... Va bene? Appunto, qualcosa ci devono riprendere. Vabbè, adesso passiamo alla votazione per la proposta integrazione componenti consiglio di amministrazione Fondazione Morrone Onlus. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sesto punto all'ordine del giorno. Patrimonio storico, artistico, culturale di Larino, Museo archeologico, determinazioni.
questa proposta viene da un incontro che abbiamo fatto io quel giorno in cui, siccome c'era stato nei giorni prima un po' di clamore da parte anche delle associazioni di Larino per un'assegnazione di un importo di notevole importanza per un museo da fondare a Campomarino, e alcune, diciamo 24 associazioni mi pare di Larino, hanno stilato un documento in cui si lamentavano di questa scelta, ritenendo Larino una sede più appropriata per questo finanziamento. E siccome penso che il Consiglio debba prendere atto anche di quella che è la volontà delle associazioni che costituiscono la volontà popolare, abbiamo ritenuto opportuno, insieme all'opposizione, di inserire questa... Io penso che a questo punto forse il Sindaco potrà leggere, è stato stilato un documento che... No, vabbè, se lo volevi leggere, non lo so, è un po' troppo lungo, ma comunque... Quindi il Sindaco farà una sintesi del documento che è stato stilato. Ovviamente se qualcuno vuole integrare qualcosa... Allora, è chiaro che 24 associazioni che insomma, evidenziano questa mancata considerazione della nostra comunità, che è riconosciuta come del Basso Molise, come la comunità che ha diciamo, più ricchezze dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico, e questi finanziamenti non ci hanno riguardato, ha destato, come ha detto il Presidente, clamore. E noi l'abbiamo fatta nostra, il Presidente ha avuto la sensibilità di proporla nella conferenza di Capigruppo e abbiamo proposto una delibera, non so se l'avete letta, in questa delibera noi abbiamo messo in evidenza alcuni aspetti e poi penso che è stata data a tutti i componenti del Consiglio. Allora innanzitutto, prima di dirvi quello che noi proponiamo e poi il dispositivo, cioè quello che si propone, che si delibera, poi può essere oggetto di integrazione da parte di tutti, se qualcuno ha qualche idea, io voglio fare un po' quello che è accaduto in questi anni e poi spiegare anche come escono fuori questi finanziamenti, sono due finanziamenti. Allora, ci sono sempre in questi anni, da quando sono diventato sindaco, ma anche prima, c'era sempre un malcontento da parte della comunità per quale motivo il parco archeologico Villa Zappone Anfiteatro non rientrava in alcune iniziative da parte della direzione musei del Molise. Perché purtroppo, questo lo voglio ribadire perché più volte io sono andato, pure io chiedevo per quale motivo il parco archeologico è gestito direttamente dalla sovrintendenza, mentre altri siti importanti come Altilia, faccio l'esempio, non è gestito direttamente dalla sovrintendenza, ma è gestito tramite un soggetto diverso che si chiama Direzione Musei. Mi hanno spiegato, ci hanno spiegato, noi siamo andati pure con l'assessore alla cultura subito dopo qualche giorno che abbiamo proposto questa delibera, ma è da qualche anno sappiamo che Larino, purtroppo, il parco archeologico, è ancora un cantiere perché bisogna completare i lavori all'interno di Villa Zappone. Infatti, se io sono entrato, il Villa Zappone c'è il seminterrato e l'ultimo piano che devono essere ancora ristrutturati. Cosa è successo in questi anni? Ci sono stati vari finanziamenti che sono stati messi a disposizione del nostro parco archeologico per destinarlo a museo, perché l'idea della sovrintendente, anche di tutta la struttura, è quello di destinare Villa Zappone a museo, soprattutto nell'ultimo piano a età imperiale, e poi nel seminterrato museo pre-romanico, nel periodo in cui eravamo ancora sanniti, diciamo frentani. Mentre loro sono dell'avviso che il primo e il secondo piano già è da considerarsi museo, infatti gli arredi che ci sono già sono stati oggetto di riqualificazione, di intervento, e infatti ci sono anche
già ho visto delle, mi hanno fatto vedere delle delibere dove sono state fatte delle spese proprio per, diciamo, riqualificare tutto l'arredo, tutta la mobilia che si trova nel primo e secondo piano, nel piano terra e, diciamo, il primo piano di Villa Zappone. Ora, siccome più volte diciamo, ma quando si completano questi lavori? Perché noi diciamo, vogliamo sapere quando si completano. Praticamente il problema era di natura procedurale, di risorse umane all'interno della sovrintendenza, all'interno in realtà del segretariato della regione Molise della sovrintendenza. Dopo tanto, diciamo, tanta sollecitazione siamo riusciti a ottenere, a far incaricare un architetto della sovrintendenza che si chiama architetto De Nigris, ha avuto l'incarico da RUP e lui ha dato finalmente a febbraio di quest'anno degli incarichi per la vulnerabilità e per altri studi che sono propedeutici per arrivare alla progettazione esecutiva per poter poi diciamo, riqualificare i due piani che prima ho indicato. Ora, io già mi sono impegnato con la sovrintendenza, ho detto ogni settimana vengo qui, fin quando voglio capire perché non si va avanti, perché tutto questo tempo, perché è un fatto burocratico. Questo è il punto fondamentale. Per quanto riguarda invece l'aspetto che riguarda l'apertura anche di sabato e domenica del parco archeologico, noi in questo momento sapete che 2-3 anni fa avevamo solamente un dipendente all'interno messo a disposizione del parco archeologico. Abbiamo prestato, abbiamo chiesto più volte che ci fosse un aumento di risorse umane, siamo arrivati a 4 dipendenti, in base alle leggi, alla legge, purtroppo 4 dipendenti non permettono di fare la turnazione d'inverno, d'estate avremo maggiori, non ci sono problemi, ma d'inverno 4 dipendenti non possono assicurare, per legge, non decidiamo noi, per legge, non possono assicurare l'apertura del parco archeologico anche sabato pomeriggio e domenica, perché in questo momento noi sappiamo che d'inverno purtroppo è aperto solamente di sabato la mattina. Allora noi abbiamo anche chiesto un aumento di un'altra unità, perché con 5 unità questo ci permetterebbe di avere l'apertura da martedì a domenica. Allora, la risposta a questa richiesta da parte del sovrintendente ci ha risposto dicendo questo dipende dalla politica. Allora noi abbiamo interpellato chi ci rappresenta a livello istituzionale in Parlamento. Io ho avuto un incontro, poi ma anche una telefonata, quindi più, un paio di volte mi sono sentito proprio per questa cosa con l'onorevole Lancellotta, la quale mi ha assicurato, insomma, che vuole venire qui, io penso che insieme al senatore Della Porta, e gli ho fatto presente la necessità di avere un'altra risorsa per garantire l'apertura del parco anche sabato pomeriggio e tutta la domenica, perché i visitatori vengono soprattutto nei weekend. Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente politici, io nel deliberato, perché questo malcontento che è stato sollevato dalle associazioni di Larino era per quel finanziamento che c'è stato sia soprattutto a Campomarino, che poi quel finanziamento dovrà servire ad acquistare una parte di un palazzo. Ma io ho parlato con l'onorevole Lancellotta e mi ha detto che lei è a disposizione per poter venire a visitare le nostre ricchezze archeologiche, i nostri siti, e quindi nelle prossime settimane sicuramente ci sarà un incontro
io invito tutti quanti voi, chi vuole, quando verrà vi informo, vi faccio sapere, quando verrà chi vuol venire, insomma, penso che possa, la possiamo accompagnare insieme a vedere le nostre bellezze. Nel dispositivo abbiamo messo che praticamente tre aspetti. Abbiamo invitato tutti e due i parlamentari a venire qui a visitare le nostre, diciamo, le nostre risorse. Un altro aspetto, abbiamo chiesto ai parlamentari di impegnarsi a trovare delle risorse per completare questi lavori, ma non solo su Villa Zappone, anche su altri siti, perché noi abbiamo tanti siti archeologici che hanno bisogno di risorse per poter essere completati. E terza cosa, nella delibera c'è scritto che noi siamo dell'avviso che eventuali interventi che si vogliono programmare nella nostra comunità devono essere concertati insieme non solo all'amministrazione, ma devono essere concertati anche con la sovrintendenza. Perché questi finanziamenti che sono stati dati non sono stati concertati con la sovrintendenza. Questo è quello che noi abbiamo messo in evidenza nel dispositivo, quindi nei prossimi giorni, dopo che approveremo, sarà oggetto, possiamo anche integrarlo, però questa delibera sarà inviata sia alla Lancellotta che al Della Porta. Avevo pensato pure a Cesa, all'Otito, che erano comunque stati, però penso che sono un po' distanti dalle nostre insomma, dal nostro territorio, perché sono stati eletti qui, però insomma, rappresentano altri territori. Voglio solo dire una cosa però, perché in questi l'anno scorso, se ci, insomma, qualcuno, le associazioni, qualche associazione ha evidenziato per quale motivo non abbiamo previsto delle iniziative culturali all'interno dell'anfiteatro. In tutti gli anni noi abbiamo riaperto l'anfiteatro romano per fare eventi. L'anno scorso non l'abbiamo potuto fare. Perché? Perché c'era stato un DM, un decreto ministeriale, nel 2023, aprile 2023, che praticamente aveva previsto una tassa per poter utilizzare questi spazi nei confronti degli enti, e dipendeva dalla grandezza dell'area. Per l'anfiteatro, al di là di tutte le altre spese che ci sono, polizze, spese per il conto terzi, piano sicurezza, tutti gli altri aspetti, oltre a questo, il Comune di Larino, se voleva fare un'iniziativa all'interno dell'anfiteatro, doveva pagare un minimo di 5.400 euro. Cosa ha fatto l'amministrazione? Perché l'amministrazione, poi parlerò pure con il consigliere Palmieri quando parliamo di trasporto, quello che stiamo facendo, ma a me non mi va di dire le cose prima che si realizzano. Noi stiamo lavorando, però quando si realizzeranno ne parliamo. Ma per possibile ci vuole pazienza sulle cose, ma io nel prossimo tempo abbiamo già dei cambiamenti. Va bene. Va bene. Allora, vabbè, Michele, tu sei stato bravo a portare lo sportello, ma speriamo, se ci rimane dopo, ci riusciamo, saranno i cittadini a giudicarci, quindi ci mancherebbe. Però fatemi finire questa cosa. Cosa è successo? Quest'anno, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto una nota al senatore Della Porta che si è messo a disposizione, e a marzo c'è stato un decreto ministeriale, il 108, andate a vedere, il 108 2024, che ha esentato i comuni sotto i 15.000 abitanti, adesso non ricordo bene sotto quanti, comunque ha esentato dal pagamento di questa tassa i comuni, insomma, quelli più piccoli, perché quel decreto ministeriale aveva paragonato l'Arena di Verona all'anfiteatro di Larino. Sto spiegato? Quindi io colgo l'occasione anche per ringraziare, perché l'azione dell'amministrazione è stata quella di mettere in evidenza che quel decreto bloccava la cultura soprattutto nei piccoli comuni, e devo ringraziamo anche il ministro che è stato sensibile e che ci è venuto incontro. Quindi
noi nelle premesse della delibera l'abbiamo evidenziato. Quindi l'amministrazione ogni tanto qualcosa fa, ma a livello alto, perché il problema, io sono stato all'opposizione, sono parecchi anni all'opposizione, non è che sono stato un anno, sono stato 10 anni all'opposizione, quindi figuriamoci se non so che, quanto è difficile fare l'opposizione, quindi io capisco. Però quanto è difficile interloquire con i piani più alti. Questo è farsi ascoltare, voi sapete quanti problemi a livello regionale, a livello nazionale ci sono. Quindi è difficile, io per me è un risultato importante essere riusciti a far modificare questo decreto. Ci sono interventi? Consigliere Faiella. Grazie Presidente. Allora, prima di tutto voglio dire una cosa, Presidente, che solo lei secondo me ci può aiutare. Noi abbiamo sempre difficoltà ad avere i documenti negli uffici del Comune di Larino. Non riusciamo a capire il motivo, sembra quasi che ci sono ordini dall'alto, che i documenti non ci devono essere consegnati. L'ultimo problema l'ho avuto l'altro giorno, presentando una richiesta di documentazione per quanto riguarda tutte le azioni fatte dall'amministrazione comunale per quanto riguarda progetti e contributi avuti dal 2018 ad oggi, sia i progetti approvati sia i progetti bocciati. Mi è stato risposto che potevo chiedere solo esclusivamente quello che è stato fatto nell'ultimo anno dove io sono diventato consigliere comunale di opposizione. Questo penso che non è una cosa, qualcuno fa con la testa di no. Mi è stato risposto, fatemi, però io non ho capito, perché ci mancano i documenti dove io dovevo intervenire sull'argomento, ci mancano i documenti. I documenti, se ci sono state delle richieste fatte da questa amministrazione anche per il parco archeologico e per quello che è stato, che c'è a Larino di archeologia. Volevo i progetti, volevo se c'erano dei progetti da parte dell'amministrazione comunale. Sì, sì, avete fatto delle richieste, avete fatto delle progettazioni. E quindi non ci sono progetti, non c'è niente. E il Comune di Campomarino come ha fatto ad avere 1.800.000 euro? Non ha fatto niente, è andata la sovrintendenza da Campombasso, è andato il senatore Della Porta, è andato Lancellotto, è andato là, ci vedo i contributi. Non sa nulla. E come mai hanno avuto i soldi? Allora, però io vi ho fatto parlare, voi mi fate parlare per favore, dopo intervenite. Cerchiamo però, se qualcuno vuole parlare, se qualcuno vuole parlare risponde dopo. Facciamo parlare al consigliere Faiella, facciamo esprimere quello che vuole. Poi... Stavo parlando di un'altra cosa, di documentazione che non ci viene consegnata. Mi è stato risposto che dobbiamo aspettare i 30 giorni per avere la documentazione. Io ricordo che non sono un cittadino semplice, sono un consigliere comunale, ma che vi piaccia o no, sono un consigliere comunale, quindi io devo avere la documentazione e la documentazione non ci viene consegnata, addirittura ci viene detto che ci viene fatta una nota dove ci dice che tutta la documentazione richiesta non la possiamo chiedere perché blocchiamo gli uffici comunali, e addirittura qualcuno mi ha detto che devo stare attento, che mi possono denunciare per danno erariale del Comune di Larino. Che cosa c'entra il Consiglio Comunale? Sto parlando degli uffici. Quindi se io chiedo al Presidente, che è l'unica persona che ci può aiutare ad avere i documenti, e oggi non ho la documentazione che mi serviva, è argomento dove posso intervenire, dove posso chiederlo. O no? Non ce l'ho la documentazione, non mi è arrivata. E io devo avere una nota che dove posso prendere i documenti soltanto dell'ultimo anno, Sindaco? O io posso chiedere i documenti del Comune di Larino da quando voglio? E allora ci vuole chi parla con gli uffici e chi mette a posto la situazione all'interno degli uffici. Perché ieri ho perso un'ora e mezza all'interno del Comune di Larino. Faccio danno erariale se chiedi i documenti. Vado avanti sulla situazione che si è creata con la questione del finanziamento di 1.800.000 euro dato a Campomarino
dove mi viene da sorridere quando ci sono degli interventi da parte del sindaco che hanno fatto, hanno richiesto, hanno mandato al consigliere Della Porta, al senatore Della Porta. Dopo tutta questa questione ho telefonato a parecchie parti, tra cui alle associazioni, al senatore stesso, ai consiglieri e agli assessori del comune di Campomarino. Questo perché? Perché l'articolo che è uscito, dove si dice prodotto da ben 24 associazioni, non è una cosa assolutamente vera, perché non è stato prodotto da ben 24 associazioni. È stato prodotto da qualcun altro, perché in questo articolo per ben 10 volte si attacca la politica regionale e la politica nazionale. Non penso che queste associazioni, che ho chiamato quasi tutte quante, abbiano fatto questo articolo. Quest'articolo, secondo me, è stato fatto dal PD con qualcuno di riferimento, dal Movimento 5 Stelle, quindi da qualche esponente del Movimento 5 Stelle, e da qualche collaboratore comunale. No, ridete, vi viene da ridere, fate bene, anche a me viene da sorridere prima. Come? Come mai gli esponenti del PD e l'esponente del 5 Stelle chiamavano la gente per vedere quello che... No, non guardiamo Michele, perché anche il sindaco è un esponente del PD, è tesserato. Il sindaco è tesserato. L'articolo è stato fatto da un collaboratore di questa amministrazione comunale, detta da tutti quanti, da tutte le associazioni, chi è andato... Come? Consigliere Faiella. No, sto dicendo chi ha fatto... Posso... Per favore, Consigliere Faiella, però prima di dire, se delle associazioni mettono una firma su un documento... Le associazioni, posso spiegare, visto che ho telefonato e posso spiegare la situazione? Sì, ma è un fatto grave, perché un'associazione se mette una firma su un documento, sì. Se si mette il nome dell'associazione, sì. Vuol dire che quella la firma, l'hanno è... firmato il documento, firmato, l'avete quel visto documento quel documento è stato firmato? Accettato. Quel documento è stato accettato, quindi lei non può, sì, fare queste affermazioni, questi, sì, sono pensieri suoi personali. Delle associazioni. No, questi sono pensieri di messaggi arrivati da esponenti del Movimento 5 Stelle. Questi sono pensieri che è andato in giro il vostro collaboratore del comune di Larino, collaboratore stretto dell'amministrazione, è andato in giro per le associazioni a far firmare il documento, presidente. Ma è stato firmato il documento? Allora l'associazione no, che è certo, però bisogna vedere come l'ha costretti con la pistola a firmare, presidente, il documento. Però fatemi finire di parlare. Vabbè, e poi intervenite parlare, voi. Però non può fare delle affermazioni. Fatemi finire di parlare. Hanno firmato un documento non volendo, non può dire questo. Se l'hanno firmato. Io faccio dire... parte dell'associazione Federcalcio e faccio parte del direttivo, è andato qualcuno del comune di Larino con l'articolo in mano, è andato a dire che, visto che l'avevano firmato tutti, lo poteva firmare anche la Federcalcio sezione di Larino. Ho chiamato il presidente anche della Federcalcio, oltre agli altri presidenti, ho chiamato il presidente della Federcalcio. Gli è stato proposto a qualcuno della Federcalcio, non faccio nomi, che c'era un articolo a difesa del comune di Larino e del territorio, sfido chiunque non l'avrebbe firmato, ed è stato detto di firmarlo. Dopodiché l'ho chiamato e questa persona mi ha detto che, visto che l'hanno firmato tutti, hanno firmato anche loro. Quindi sfido chi, però questo articolo non è stato scritto, è stato forse sottoscritto soltanto. Ma è logico che l'articolo lo scrive una persona, non lo possono scrivere 10 associazioni. Ma se l'associazione lo sottoscrive, vuol dire che approva quel documento, chiaro? Quindi non può dire queste affermazioni, assolutamente. Come no? Sono suoi pensieri, ma non sono. No, chiaro? Non e sono poi mi meraviglio pensieri, che lei come cittadino di Larino. Pensieri, mi meraviglio che lei come cittadino di Larino non approvi un documento di quella forma, chiaro? Perché quel documento dice delle cose sacrosante, chiaro? E io le condivido perfettamente come cittadino di Larino, d'accordo? La politica sta facendo schifo in questa regione, d'accordo o no? Lei non può difendere i politici nostri, d'accordo? Non si possono dare 1.800.000 euro per un museo che non esiste. Sì? Non esiste, per solo il quale palazzo. Motivo? Se quale sono museo? Più bravi di voi. Quale museo sono esiste? Più bravi di quando voi, questa è la verità. Quando sono era un più municipio. Bravi di voi. Quando Larino era un municipio, Campomarino non esisteva. Sono più bravi di voi, mi permetto. Se parliamo di in questo modo si capisce perché Larino sta andando alla deriva. Yeah. Se i larinesi non difendono quello che hanno, è logico che Larino scomparirà tra qualche anno. Scusate.
La cosa che mi piace è che parliamo di Campomarino come se Campomarino chissà cosa avrebbe fatto. Se i soldi fossero stati dati a Marino, Campomarino è stato bravo. Campomarino è stato bravo, presidente. Perché i turisti sarebbero venuti a Larino. L'amministrazione di Campomarino è stata brava a portarsi a casa 1.800.000 euro. Lavoro di due anni fatto al ministero con gli amministratori comunali. Non chiami bravura, bravura, quella che bravura non è, quella non è bravura. No, non è bravura quella. Il comune di Larino, assessore, posso chiedere a lei, visto che penso che questa è una domanda che posso fare all'assessore. Il comune di Larino ha presentato progettazioni per quanto riguarda l'archeologia, il turismo, lo stesso i musei, qualcosa presentato in questi ultimi 6 anni? È stato presentato qualcosa? È stata fatta una richiesta? Vi faccio questa domanda perché parlando con chi di dovere mi ha spiegato che il comune di Campomarino, che ha preso 1.776.000 euro se non sbaglio, doveva compartecipare, quindi doveva fare una compartecipazione economica di circa 400.000 euro. Dato che non ha partecipato nessuno, hanno partecipato solo loro e il comune di Agnone, addirittura il ministero gli ha finanziato l'importo totalmente, quindi il comune non ha dovuto neanche fare la compartecipazione di circa 400.000 euro. Quindi vuol dire che c'era spazio anche per le altre amministrazioni. I documenti non mi sono stati dati, ripeto, né di richieste né di niente. Io vi sto chiedendo, voi mi dite se il comune di Larino in questi ultimi... Mettiamola diversamente, non c'era un avviso, perfetto. Il comune di Larino sta cercando fondi... ci sono le richieste fatte? Quante richieste sono state fatte? Dove sono state fatte? Un attimo solo. Una cosa condivisa. Io condivido quando le cose sono positive. Questo articolo qua non è stato fatto dalle associazioni. Va bene? Che cosa? Cosa? Stiamo parlando di due cose diverse, Allora, posso continuare? Quando il sindaco parla che l'anfiteatro è chiuso, mo vi dico tante e poi mi rispondete alle cose e poi vi rispondo di conseguenza. Quando il sindaco dice che l'anfiteatro è chiuso perché ci sono soltanto 4 operatori, 4 dipendenti, non so come chiamarli a livello tecnico, quando ci sono 4 collaboratori, il comune di Larino, assessore, avete cercato di trovare il modo di mettere qualche altra, oltre a quello di andarlo a chiedere alla sovrintendenza? Io penso che si possono fare dei progetti, penso che si possono portare avanti dei progetti per aprire l'anfiteatro. Questi progetti si possono fare mettendo delle persone, che ce ne abbiamo a Larino di persone che possono fare questo lavoro, pagarle, pagarle tramite l'ente e mettere a lavorare delle persone e lasciare aperto l'anfiteatro. Questo non è possibile? D'altre parti è possibile. A parte che è stato fatto soprattutto nelle situazioni... No, e l'anfiteatro però è chiuso, sono 6 anni che è amministrato. Facciamo finire, consigliere Faiella, finisca il suo intervento. Per pulire tutti gli spazi all'interno. Mi disse, preside, ci vuole l'assicurazione. E io risposi, dottoressa, gli alunni hanno l'assicurazione. Giuseppe Barone
aveva già lavorato all'interno catalogando tutti gli alberi, ci disse di no, che non si poteva fare niente. Questo te lo dico perché nel 2019, sono andato in pensione nel 22, nel 2019, all'epoca della dottoressa Sabatini come dirigente scolastica regionale, andammo a fare questa richiesta. Adesso che hanno fatto il taglio, oltre 100.000 euro più IVA, più oneri per la sicurezza, che noi avremmo potuto, non dire tagliare gli alberi di alto fusto, ma pulire il prato, le siepi, cioè dare una sistemata, credo che avremmo fatto risparmiare alla sovrintendenza almeno 20-30 mila euro. Quindi volevo solo integrare questo punto, scusami. Quindi mi sta dicendo che si può fare con le dovute cautele, si può inserire, si possono inserire delle persone. Quindi non si può mettere, voi mi dite che, vabbè, questa cosa qua, facendo un progetto, mettendo delle persone che possono stare all'interno dell'anfiteatro, non ci possono stare. Non ho capito, scusa. No, no, puoi dare il tu. Facendo un progetto, non facendo tirare fuori i soldi alla sovrintendenza, perché sicuramente non mettono altri dipendenti perché non hanno soldi, non si può creare un sistema per far stare all'interno dell'anfiteatro delle persone pagate dall'ente per far stare aperto l'anfiteatro? Allora, per quanto non si può fare. Allora, se mi fa rispondere però. Allora, abbiamo tenuto aperto l'anfiteatro nei momenti importanti per la comunità. Abbiamo sempre chiesto l'apertura del sabato pomeriggio e della domenica e abbiamo ottenuto questo mettendo noi dei dipendenti, cioè pagando noi, scusami, i dipendenti. Quindi per le lo abbiamo richiesto per alcune situazioni importanti. Per il lungo periodo, perché deve spendere soldi l'ente? Se deve fare dei progetti, deve trovare perché dei soldi. Perché deve spendere soldi l'ente quando la sovrintendenza? L'ente non spende niente, se fa possiamo dei progetti dove attingere a dei fondi, l'ente non spende niente. Noi stiamo lavorando affinché venga assunta un'altra unità e con 5 unità sarà aperto anche il sabato pomeriggio e la domenica l'anfiteatro. Stiamo lavorando comunque per l'apertura. Non è che si deve fare per forza il progetto per l'apertura. Stiamo lavorando anche per il museo civico che abbiamo qui al Palazzo Ducale. Quindi se la sovrintendenza non mette la quinta persona, può stare chiuso l'anfiteatro? Lavoreremo affinché... O se la mette per un mese, dopo può stare chiuso l'anfiteatro? No, non lo mette per perché un mese. L'ente non può spendere soldi propri. No, cioè l'ente non può spendere... A me la cosa che piace è che l'ente non può spendere... Parliamo tanto di turismo e di cultura, quindi il turismo vuol dire economia, e poi l'ente non può spendere dei soldi per mettere delle persone a lavorare, quindi guadagnano le persone di Larino, e non può spendere dei soldi per far arrivare economia all'interno di questo paese, perché l'ente non può spendere. Però l'ente, no, non è che però l'ente non può spendere, come non no? È che l'ente hai non... detto perché non far detto tirare fuori all'ente quando possiamo mettere una persona pagata dal ministero, perfetto, assunta regolarmente se il ministero questa persona non la mette, questa persona la mette per un mese, se non... la dobbiamo tenere per un mese, non la metterà per un mese perché ci sono regolari contratti, vengono come sono stati fatti per gli altri quattro, verrà fatto anche per il quinto consigliere elemento. Faella, comunque consigliere Fè conclude il suo intervento, è un quarto d'ora che sta parlando. Va bene. Allora, io penso che il Comune di Larino deve, perché sempre su questo articolo c'è scritto che la promozione dell'anfiteatro e dell'archeologia di Larino è pari a zero. Io penso che questo non lo deve fare soltanto la Regione, non lo deve fare la sovrintendenza, ma chi lo deve fare per prima è l'amministrazione comunale, quindi il Comune di Larino. Perché di promozione non è colpa degli altri, ma la promozione la deve fare il comune in primis. Ma di promozione se ne vede poca e niente. Per quanto riguarda i soldi tirati fuori dall'ente, mi viene sempre da sorridere. Adesso dico questo, Presidente, e termino. Perché mi viene da sorridere? Perché la porto sulla festa di San Pardo, che il comune di Larino quest'anno spenderà 100.000 euro per fare venire il cantante. Perché? 100.000 euro spendete, 55.000 euro il cantante, poi dovete mettere dei maxi schermo dove pagherete i maxi schermo, dovrete mettere la sicurezza, dovete fare voi il piano di sicurezza, quindi quest'anno il Comune di Larino spenderà circa 100.000 euro, saranno 90, saranno 92, il Comune di Larino spende circa, il cantante costa 55.000 euro, non costa 55.000 euro, costa meno?
Vedremo quanto spenderemo alla fine. L'anno scorso il comune di Larino ha speso 13.000 euro come prima tranche per darlo alla commissione di San Pardo e ha dato altri 5.000 euro successivamente. Quindi il comune di Larino l'anno scorso ha speso 18.000 euro per fare la festa di San Pardo. L'ha gestita la commissione della festa di San Pardo. Quest'anno il comune di Larino si fa padrone della festa di San Pardo. Posso finire di parlare? No. Ma non sai le cose. Per quale motivo il comune di Larino quest'anno non ha dato lo stesso il contributo, visto che mi dite di no? Ci è stato chiesto di prenderci carico. No, non è stato chiesto, perché tanto le situazioni lei so. Ma ci stava lei alla riunione? Perché ma non ho capito. Ma lei dice proprio delle corbellerie, ma ci stava lei alla riunione? Io dico quello che so. Ci è stato chiesto per dare un valore aggiunto. Posso finire di parlare? Posso finire di parlare? Parlare. Il comune di Larino quest'anno spende, secondo me, circa 100.000 euro, che possono essere 90, che possono essere 87, e a differenza dell'anno scorso che ne ha spesi 18, assessore. 18 ne ha spese l'anno scorso. Mi contraddica su questo, però ci sono tante di delibere e tanti di pagamenti. 18.000 euro. Quest'anno il comune di Larino, dato che si è preso in mano la festa del cantante, mettiamola così, non la festa di San Bardo, il cantante che deve venire a San Bardo, spenderà 100.000 euro, 90.000, 86.000 euro, così siamo meglio, 85, va bene, non lo so preciso. Però il cantante intanto costa 55.000 euro e l'anno scorso ne sono stati spesi 18. Quindi perché il comune di Larino deve gestire il comune il cantante? Non era meglio, questa è una mia proposta, perché posso dire anche delle proposte come consigliere opposizione, dare un contributo maggiore alla commissione di San Pardo, invece di 18, 25, la commissione di San Pardo sì continuava a gestire la festa come l'hanno sempre gestita e sono stati anche bravi a gestirla, e quell'altra differenza di soldi mettevate a lavorare delle persone, dei giovani all'interno del comune di Larino oppure all'interno dell'anfiteatro, che poteva, visto che ci sono i soldi pubblici, e perché l'ente deve tirare fuori i soldi propri per mettere a lavorare dei giovani, delle persone che guadagnano, che stanno a Larino e che spendono a Larino, invece di spendere quasi 100.000 euro per la festa di San Bardo perché l'ha presa il comune di Larino. Cosa semplicissima. Adesso contraddittemi se non è così, che 18.000 euro l'anno scorso e quest'anno saltano quasi 100.000 euro. E si poteva mettere a lavorare qualcuno all'interno dell'anfiteatro, facendo turismo, facendo cultura e facendo arrivare gente. Per quanto riguarda il totale delle nostre spese... Aspetti un attimo, assessore, ha finito consigliere Faiero? Allora chi vuole la parola? Prima l'assessore. No, dicevo, per quanto riguarda il costo totale, ne riparleremo, perché ad oggi non le so dire se saranno 86, ma dubito fortemente. Per quanto riguarda il fatto che noi non abbiamo assolutamente chiesto... Un attimo, noi abbiamo... Vabbè, ma che c'entra? Ma dipende anche dalla tipologia di cantante che uno chiama. Che vuol dire? Ma che ragionamento fa? È normale che il cantante migliore costa di più? Che cosa significa? Abbiamo fatto delle riunioni col comitato, sono stati loro a chiederci di voler dare un valore aggiunto al concerto di San Pardo, e il valore aggiunto lo si poteva dare spendendo di più. Non spenderemo di più. Le assicuro che non spenderemo di più, perché avremo un aiuto molto importante da parte della regione che ci permetterà di non spendere molto più di quello che è stato speso negli anni passati. Però ad oggi non ho carte ancora, quindi ne riparleremo. Va bene. Aspetta un attimo solo. Ok. Rientreranno. Passo la parola al sindaco. Allora, partiamo dall'ultimo punto, ma io pensavo che la discussione era un'altra oggi, cioè la discussione perché il presidente insieme al capogruppo... Sì, la discussione era un'altra, ma ogni pretesto è buono per attaccare. Però, visto che il consigliere Cavagliella ha spostato, non ci vogliamo... ha spostato la discussione su altre cose... Il sindaco ha detto che la questione è stata spostata su un altro argomento. Ho detto, ma è suo costume farlo. Allora io adesso parlo pure di San Pardo. Stiamo parlando
di archeologia e di museo, il concerto certo. di San Paddo. E perché, perché non c'entra che invece di spendere tutti quei soldi, risparmiavate quei soldi e mettevate delle persone a lavorare all'interno dell'anfiteatro? Ma non è così, ma no, questo è un discorso proprio semplicistico. Ma che discorsi ma fai? Mica si può cercare di risparmiare per far lavorare qualcuno. Ma certo, ma non stiamo facendo la spesa. Deve spendere per farsi pubblicità politica, questo è il problema. Questo è il problema, altrimenti come volevate prendere altre cose in mano e non vi è stato permesso, assessore? Consigliere. Ah, vi ritirate, vi dimenticate delle cose importanti. Consigliere Faiella, per favore, le voglio premettere che io insieme a Vito Di Maria abbiamo ritenuto opportuno tutelare questa comunità, d'accordo? Tutelare questa comunità. Lei invece ci ha detto che quello è un documento politico, quello non è un documento politico. Aspetta, mi faccia parlare. Lei è venuto qui a dire che quello è un documento stilato dal PD e dal Movimento 5 Stelle, va bene? Sottoscritto. Quello è un documento fatto da cittadini di Larino che difendono questa comunità. Questo è un documento firmato da associazioni che difendono questa comunità e lei non può permettersi di dire che è stato stilato dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Non lo può fare, chiaro? Non lo può fare. Adesso do la parola al sindaco, il che mi meraviglia estremamente, perché se ci sono larinesi che verremano contro, allora si capisce perché questo paese sta andando alla deriva. Grazie Presidente. Allora, parto dall'ultimo punto, 55.000 euro il costo del canto, 50.000 euro prima è l'impegno che ha assunto in uscita, e lo potete vedere in bilancio, il comune di Larino, e in cambio però, mentre l'anno scorso abbiamo speso 18.000 euro, 13 più 5, e abbiamo speso anche, spendiamo anche i soldi per le pulizie, tanti soldi per le pulizie, abbiamo speso l'anno scorso tra il contributo e le pulizie e altri aspetti, insomma, circa oltre 30.000 euro. Allora quest'anno spenderemo meno. Ma aspetta, no, siccome dice che insomma, allora quest'anno abbiamo messo 50.000 euro per il cantante, poi ci sono spese sempre per la pulizia e poi ci sono ulteriori spese per la vigilanza, perché la vigilanza mi sembra che la pagheranno la commissione, perché quest'anno noi abbiamo fatto di concerto con l'associazione, col comitato feste, abbiamo deciso di organizzare in parte loro e in parte noi. Questo è avvenuto, ma ce l'hanno chiesto loro. Ma perché non spenderemo di meno o spenderemo non più dell'altra volta? Perché quest'anno abbiamo ricevuto, l'amministrazione è brava, perché quando prendi i soldi, come ha detto il consigliere, è brava, però lui non ce lo dice mai che è brava. Siamo stati... Non avremmo mai fatto un passo così importante senza avere la certezza di avere molti soldi che entreranno presto, arriveranno. Eh sì. Il consigliere Faiella purtroppo non mi vuole far parlare. Ci stavano già i soldi, mica siamo andati fuori bilancio, ci stavano già i soldi, li abbiamo presi. Allora, Iola, per favore. Ma stanno arrivando. Ma Gecco. C'è la delibera. È possibile parlare? Non batti il beccato, per favore. Ma io voglio solamente dire la mia, poi ci mancherebbe. Allora, abbiamo ricevuto dalla regione tramite la Fondazione Musicultura 25.000 euro, come minimo 25.000 euro. No, l'anno scorso abbiamo ricevuto, ma nemmeno un euro abbiamo ricevuto l'anno scorso. L'anno scorso è per un altro progetto, per un progetto di promozione della festa di San Pardo all'interno di un progetto di rete che non c'entra niente con questo, e abbiamo ricevuto solamente 15.000 euro per quel progetto. Invece questo è per la manifestazione di San Pardo 25, 26 e 27. Questo è quello che è accaduto e che accadrà. Quindi abbiamo ricevuto anche questo finanziamento. Però io voglio anche tornare sulle gli aspetti che ha messo in evidenza il consigliere Faiella. Allora, per quanto riguarda
l'ambiteatro è chiuso. L'ambiteatro non è chiuso, l'ambiteatro è chiuso purtroppo sabato pomeriggio e domenica, ma d'inverno, d'estate e da quando ci siamo noi, abbiamo sottoscritto ogni estate con la sovrintendenza un accordo di valorizzazione, dove praticamente abbiamo pagato noi, per esempio l'associazione Mimo, alcune associazioni Mimo, alcune associazioni che si occupano di archeologia, di promozione turistica, siamo stati noi a pagare e per poter tenere aperto d'estate, nel periodo estivo, da giugno a inizio settembre, il parco archeologico anche sabato pomeriggio e domenica mattina. Quindi questo l'abbiamo fatto già noi. Noi ci auguriamo però che la politica, chi debba decidere per poter potenziare la fruibilità di questo parco, ci possa dare una unità in più che ci permette di tenerlo aperto senza fare accordi di valorizzazione, perché noi già l'abbiamo fatto questi progetti, l'accordo di valorizzazione che ci permetteva d'estate di avere d'estate da giugno partirà, sarà aperto, ogni estate è stato aperto da quando, e questo sabato e domenica, e stiamo lavorando per poterlo tenere aperto anche sabato e domenica d'inverno. Poi prima c'era solo un dipendente, poi dopo che siamo quattro, sono diventati quattro, l'amministrazione. Aspetta un attimo. Ecco, allora. Allora, l'anno scorso sì, grazie all'azione dell'amministrazione, il ministro è stato sensibile, ha cambiato questa legge. Sì, un anno, cioè, ci stanno le note, senatore, sì, puoi chiedere a tutti. Ma l'ufficio cultura devi andare, l'ufficio cultura. Eh sì, però adesso ti faremo avere tutto, consigliere Faiel. Un altro aspetto che volevo evidenziare, il comune di Larino, lo puoi chiedere anche a tuo fratello, che è sindaco di Sant'Elia, tra tutti i comuni è quello che negli ultimi anni viene riconosciuto come il comune che ha promosso più iniziative dal punto di vista turistico, grazie anche alle collaborazioni con le associazioni, ma anche perché abbiamo attivato, ma non sono il 90% di associazioni, ma noi abbiamo anche collaboriamo, perché ma collaborare con l'associazione non è un fatto negativo, però Larino rispetto anche a Termoli è riconosciuto come una comunità che dal punto di vista turistico, dal punto di vista delle iniziative, è molto attivo. D'estate, voglio solo dire una cosa, d'estate noi facciamo iniziative, sempre gratis. Se vuoi andare a Termoli a sentire il cantante al Teatro Verdi, ci vogliono 50, 70, 80 euro. Noi siamo per questa visione di fare cultura. Siamo per questa, vogliamo andare in questa direzione, vogliamo far partecipare tutti quanti quando facciamo iniziative. Allora dobbiamo mettere i soldi, andiamo a chiedere in regione, partecipiamo a bandi, avvisi, dove tutti partono dallo stesso punto di partenza. Noi vogliamo partecipare in avvisi dove tutti partono allo stesso punto di partenza. È un esempio, è l'avviso che dove abbiamo partecipato per il riconoscimento come carnevale storico. Lì noi abbiamo partecipato a un avviso del Ministero. E ci sta l'avviso, ci sta, perché ci sta. Ti sto dicendo che noi, se c'è l'avviso, partecipiamo. Abbiamo partecipato, abbiamo ricevuto, sono sei anni, oltre 400.000 euro per il carnevale. Ci sta tutto rendicontato. Bonifico, tutto, c'è tutto.
Dopo vediamo come si fa rendicontazione. Te lo spiego come si fa rendicontazione. Tu lo sai come si fa rendicontazione? Non lo sai, l'ho visto che non lo sai. Però te lo spiego io perché si fa rendicontazione. Quindi, no, è perché l'ho visto io. E poi l'ho visto. Te lo spiego. Ultimo, quindi, allora, a livello di promozione turistica, per esempio, per la festa di San Pardo, noi sono 3-4 anni che stiamo lavorando e siamo ente capofila per il riconoscimento a patrimonio UNESCO della festa di San Pardo, insieme a altre 18 comunità. Noi stiamo lavorando in questa direzione. Non so spiegare. Ma no, Salvatore, io quando parli cerco di non interromperti. Non interrompo. Ma sì, ma tu sarà poi, cioè, io non lo so, io a decidere sono sempre i cittadini chi è più bravo e chi meno bravo. Non so io o tu. Come la UNESCO è un'altra cosa, l'iniziativa del comune è un'altra cosa. Tu hai detto, parliamo di promozione turistica, dice abbiamo fatto niente. Ti sto dicendo che quello è è un'iniziativa dove cerchiamo di promuovere le nostre tradizioni, e quella è un'iniziativa. Ma come stiamo adesso, anche un'altra iniziativa sul turismo delle radici. Come Larino ha partecipato a Roma, c'era il ministro Tajani, abbiamo partecipato come Molise. Però mannaggia la miseria, ma tu non mi puoi interrogare, non puoi interrompere ogni volta che parli. Ti sto dicendo, poi ti ho detto che la documentazione ti sarà data su queste cose. Se tu dici che mi dici che Larino non fa niente, io ti dico che Larino fa molto. È chiaro che si può fare ancora meglio, io sono d'accordo con te, con la collaborazione possiamo fare molto meglio. Però ultima cosa voglio dire, un'altra, ma quando vuoi, io sono a disposizione. Io sono sempre a disposizione. Se lavoriamo non ci sta nessun problema. E non facciamo la speculazione ideologica che non ci serve. Allora voglio dire l'ultima cosa, questo mo per il futuro, speriamo che ci sia collaborazione. E ti faccio la proposta concreta. Noi abbiamo un museo civico, ma che non è riconosciuto dal punto di vista istituzionale. Allora che cosa vogliamo fare? Abbiamo chiesto come possiamo entrare a far parte del circuito dei piccoli musei. E abbiamo la possibilità di avere, ma noi ci serve pure un piccolo finanziamento di 100-150 mila euro per metterlo a posto. Noi abbiamo già, a proposito, abbiamo portato avanti un progetto e abbiamo avuto un finanziamento per ricostituire l'archivio storico, le carte del Comune di Larino del 700 fino al 1939 erano buttati da 30 anni negli scantinati. Noi abbiamo partecipato a un bando, perché quando ci fanno partecipare noi partecipiamo, siamo anche bravi a farci riconoscere, a vincere il bando, perché noi e siamo finanziati, abbiamo costituito l'archivio storico. Adesso sai che cosa vogliamo fare? Vogliamo essere riconosciuti come piccolo museo, e c'è una procedura da seguire che prevede tutta una serie di passaggi. Il primo passaggio, lo sapete qual è? Venire in consiglio comunale e approvare un regolamento di disciplina del nostro museo. Allora, visto che ci sta collaborazione, tutti qua, io mi impegno con Michele a vedere un po' di fare un documento per quanto riguarda i trasporti e vediamo che cosa possiamo fare. Io mi spero, visto che Salvatore ci tiene all'aspetto turistico, all'aspetto culturale, perché penso che avere un museo e avere un riconoscimento istituzionale, cominciamo a cambiare, cambiano le cose, perché ti viene riconosciuto dal Ministero. Ogni anno il piccolo museo che viene riconosciuto ha diritto a dei finanziamenti. Facciamo partire questo circuito, quello che abbiamo fatto con, per esempio, col Carnevale, che ogni anno riceviamo 60-70 mila euro, l'abbiamo fatto noi, partecipando ad avvisi, perché se non ci sta l'avviso, come faccio a sapere ci sta il finanziamento da quella, ma se non ci sta l'avviso, come faccio a avere i soldi? Non lo posso sapere, a meno che si hanno le conoscenze,
Ma noi le conoscenze purtroppo non ce le abbiamo. E quindi questo. Aspetta, fammi finire, poi tu rispondi. Non ce le abbiamo le conoscenze, ok? Non ce le abbiamo le conoscenze. Ma quando partecipiamo ad avvisi, partendo dallo stesso punto, non siamo come la. Non so se lo sa il Tartaruga e Ulisse, che a un certo punto, insomma, ci stava, non so chi ha fatto matematica, sa che la Tartaruga partiva un po' prima e alla fine Ulisse non si spiegava come lo superava. Noi invece se partiamo sullo stesso punto, noi possiamo, insomma, giocarci le carte per poter, diciamo, avere un finanziamento. Allora, io non lo so chi si vuole impegnare, io spero che nel prossimo consiglio possiamo portare tutti insieme, d'accordo, condividerlo, un regolamento sulla possibilità di accedere in questo circuito dei piccoli musei. Questo è l'impegno che lo porto io. Salvato, ti chiamo ogni volta che cominciamo a parlare del regolamento, convochiamo la commissione cultura e turismo, non so se ci fai parte tu. Chi ci fa parte della commissione, però ci puoi partecipare lo stesso. Chiama la Civitella, viene la Civitella per votare, però ci potete partecipare, pure io non ci faccio parte, però se dobbiamo dare, noi non possiamo votare, però se ci possiamo dare un suggerimento, lo vediamo insieme e cominciamo a lavorare insieme su questo regolamento, non c'è nessun problema. Quindi, allora, per chiudere questo punto, cioè nel senso da parte mia, noi abbiamo fatto questa, abbiamo insomma su proposta sia del Presidente del Consiglio che del capogruppo capogruppo dell'opposizione, il consigliere Di Maria, abbiamo accettato la loro proposta di mettere all'ordine del giorno. Questa delibera la mandiamo ai due rappresentanti e poi quando verranno io ve lo faccio sapere e noi li faremo visitare i nostri siti e vediamo un po' che cosa si può fare. Cioè, penso che noi rappresenteremo le nostre esigenze. Prego. Posso, Presidente? Sì, però sì, breve. Dato che il sindaco, adesso esco fuori proprio, ha nominato tante volte il carnevale, no, più volte, perché la batte sul carnevale, voglio la documentazione anche per controbattere del carnevale. Quindi mi serve la documentazione, perché poi ne riparleremo del carnevale, non l'accenno adesso. Speriamo che tutte queste progettazioni che ha fatto, queste richieste che ha fatto il Comune, vanno avanti più velocemente possibile. E avete avuto, dice che avete fatto questo, quello, come no? E basta. Altri contributi? Altri dico, non ce ne sanno più. Va bene. La cosa è questa, speriamo, perché il Comune invece di tirare fuori i soldi del popolo cittadino di Larino può fare dei progetti e prendere dei fondi, sempre quello è il discorso. Speriamo che quando fai i progetti li porta avanti velocemente, perché c'è a Larino il muro del campo sportivo buttato a terra che il Comune di Larino, per una questione giusta e positiva per i ragazzi dei carri, perché dovevano uscire non riuscivano a passare, ma il carnevale è passato un bel po'. Quando si è pensato di buttare a terra il muro per un'esigenza che ci serviva per forza, doveva già pensare di ripristinare il muro, però il muro oggi per buttarlo a terra. E l'avete buttata a terra senza avere l'autorizzazione della sovrintendenza. E quindi siete autorizzati. La ricostruzione. E l'abbattimento? No. È caduto da solo. È un'emergenza. E come c'è stata l'emergenza, speriamo che c'è l'emergenza di ricostruirlo, perché è una cosa indecente vedere quel muro in quel modo. Quello non è indecente, il fosso, il buco che sta per Viale Iovine non è indecente, il muro che sta cadendo da un'altra parte non è indecente, l'erba che qua non è niente indecente, stanno tante cose indecenti, ma quello non è indecente. Va bene, grazie. Prego, consigliere Di Maria. Porti un po' di pace.
In effetti, Presidente, anche lei ha perso la pazienza, ma voglio dire, è giusto, ma forse... Quando sento dire certe cose, che quello è un Presidente, atto politico... Presidente, Presidente, un attimo. Aspetta, fatemi parlare pure a me. Quando sento dire che quello è un atto politico, chiaro, non ci vedo più, perché quello non è un atto politico. No, 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 ma quello Presidente... è un atto che, chiunque si sente l'arinese avrebbe dovuto fare, va bene. È uno scippo fatto alla nostra comunità, uno scippo politico fatto alla nostra comunità, la gente che ci rappresenta, che non ci rappresenta, perché a questo punto devo pensare che quei candidati là, non come Lotito e Cesco, non ci rappresentano assolutamente, non conoscono niente del nostro, sono stati eletti da questo territorio, come che si chiama? Non conoscono il territorio, non sanno niente del territorio, d'accordo? Ed è un paragone, questi nuovi senatori rispetto a quelli di una volta, Magliano, sono proprio piccoli, ma piccoli, d'accordo? Posso, Presidente? Grazie. Ogni discussione, anche se accesa, se costruttiva, è meglio che viene fatta. Lei, Presidente, ha perso la calma sulla strumentalizzazione politica. La strumentalizzazione politica non sta nell'atto che noi andiamo ad adottare, vogliamo fare una precisazione, sta nell'articolo dei giornali. Mai ci saremmo permessi di dire che una proposta di determinazione odierna sia strumentale da un punto di vista politico. A noi questa determinazione serve per far capire a chi ci rappresenta, anche ai livelli più alti, che ci stiamo, che esistiamo, che abbiamo un interesse per il nostro territorio e parliamo, non siamo fessi, e parliamo anche a ragion veduta, perché il nostro patrimonio archeologico, culturale è superiore a quello di altri, ma non lo dico per campanilismo, perché non ho niente contro Campomarino, che venga finanziato ci mancherebbe, anche loro avranno le loro ragioni per farsi finanziare. La strumentalizzazione sta nell'articolo di giornale, invece noi, pur riprendendo quell'articolo, noi non vogliamo fare strumentalizzazione politica, noi stiamo qui a pretendere qualcosa che ci spetta. E non l'abbiamo fatto, ma il consigliere Fagliella non si è permesso di parlare della proposta di determinazione, tanto che voterà a favore anche lui, quindi ne abbiamo parlato e discusso, forse sarà stato frainteso. È l'articolo di giornale che è pretestuoso e sono diversi... Ognuno poi esprime la sua, io non lo voglio dire, cioè non mi interessa, voglio dire, io sto qui invece per votare favorevolmente questa determinazione, perché ci dobbiamo far sentire. Quindi anziché prenderci sulle parole, è meglio che ci prendiamo sui fatti. Quindi di concreto noi oggi invitiamo i nostri politici che sono a livello superiore a preoccuparsi anche di questa comunità e del nostro patrimonio. Questo è quanto. Quindi non siamo qui per litigarci, stiamo qui per trovare una soluzione e quindi farci promotori di iniziative positive per questo territorio. Quindi Presidente, lei ha perso la calma, però non era, voglio dire, contro nessuno questa proposta di determinazione, solo che sembrava quello, ma magari forse io avendo parlato assolutamente. Assolutamente, diciamo la stessa cosa, Presidente. Sì, sì, ma diciamo la stessa cosa. Però... Assolutamente, Presidente, però... No, ma assolutamente. E quello che voglio dire, però, riportiamo le discussioni anche alla calma e alla serenità. Se lei fa il Presidente e si inalbera così, non riusciamo a tenere poi le... No, stia calmo e stia buono. Quindi noi siamo favorevoli a questa determinazione, questo è quanto, quindi senza nessuna ombra di dubbio che dobbiamo gettare su questa maggioranza o sull'opposizione, dobbiamo solo dire che dobbiamo lottare insieme per ottenere qualche risultato per questa comunità. Grazie. Vuoi parlare pure tu? No, no, scusa, non ho visto. La parola al consigliere Palmieri. Allora, sono anche io favorevole, anzi avete fatto bene a proporre questa delibera, insomma, dove il Consiglio Combatto, con una delibera di Consiglio, diciamo, dove ribadiamo la necessità di potenziare, cioè di dare anche all'Arino uno spazio per quanto riguarda il museo. Io dico solo una cosa,
i vertici, diciamo, regionali, per quanto riguarda la sovrintendenza, non ascoltano l'Arino. Io ci sono capitato pure io, lo dico perché è così, insomma. L'unica cosa, un consiglio se posso dare, è il sollecito, perché io mi ricordo una cosa, guarda, quando andavo sempre lì in sovrintendenza a parlare, c'erano altri dirigenti che adesso sono andati in pensione, e ho detto, guarda, ma posso mettere per la festa di San Bardo un'illuminazione vicino ai ruderi dove passano i carri, vedono queste illuminazioni? No, non si può fare, c'è un progetto nostro di 40.000 euro dove sarà illuminato tutto l'anfiteatro. Mi hanno detto questo, parliamo degli anni 2016-2017. Io ho fatto una richiesta formale dove il comune si è impegnato a mettere dei fari, fari volanti, e li abbiamo messi in questi tre giorni, hanno fatto la loro figura, non era un'illuminazione diciamo artistica, era un'illuminazione così provvisoria. Il 28 sono stato contattato dalla sovrintendenza che doveva togliere quei fari, cioè la corrente del comune, fari del comune, ha messo il comune, l'ha tolto il comune, e questo vi dice tutto, la dice lunga sul fatto che la sovrintendenza non interessa portare avanti i lavori, non lo so qual è la motivazione, ci saranno altri siti che hanno più interesse politico, non lo so, io non entro nel merito, però bisogna, è quello che dico io, bisogna insistere, l'unica cosa, bisogna insistere e farsi rispettare, perché è l'unica strada che abbiamo. Siccome siamo stati sempre maltrattati, a quel punto, non accorgo il presidente, quando si arrabbia vai là, a questo punto battiamo i pugni sulla scrivania e vediamo quello che si può fare per l'Arino, perché la cosa non può essere, siamo la Cenerentola del Basso Molise. Altre due cose voglio dire, presidente, poi mi taccio. Io solo una precisazione voglio fare per quanto riguarda la festa di San Bardo, le spese, va bene tutto quello che si fa per l'Arino, io sono sempre d'accordo, perché la sicurezza, specialmente avete messo in sicurezza questa ringhiera, va bene, l'avete fatta, però avete fatto anche un lavoro di ampliamento di parcheggio che è stato fatto anche in virtù del fatto che viene un cantante importante, diciamo. Tenete conto, vabbè, sarà pure assesso, sarà una coincidenza, ma sta là il lavoro, non penso che se ne veniva il cantante non si faceva, insomma. Vabbè, però è una, diciamo che è una coincidenza, chiamiamola così. Tenete solo conto che ci sono altre situazioni entro l'Arino, nei posti anche importanti di l'Arino, che le strade soffrono, tipo la, il primo tratto di via San Michele, la stradina che va intorno diciamo prima della casa di riposo, e il tratto che collega il Tirassegno al centro abitato dalla parte del Monteruno. Cioè, questi tratti secondo me sono importanti alla circolazione urbana, e prestate attenzione anche a queste cose. Un'ultima cosa, che vado fuori tema, ma lo dico perché è importante, è una cosa di questi giorni qua, faccio riferimento all'acqua. All'acqua c'è una riduzione del flusso idrico dovuta, da quello che ho capito, a un contenzioso, chiamiamolo contenzioso, non lo so, perché c'è sempre il terzo soggetto che rompe le scatole. Praticamente Molise Acque non viene pagata dalla CRIM, perché la CRIM viene a sua volta pagata dal comune, dai comuni. L'Arino, io questo lo so, almeno fino a quando stavo io, ma penso che anche quando siete stati voi avete fatto la stessa cosa, ha sempre onorato i pagamenti, questo lo so con certezza. Ci sono dei comuni invece che sono morosi, ma morosi anche perché lo fanno proprio apposta, tipo Venafro, no? Io lo so, ci sono Venafro, non mi ricordo se era un... Boiano, hanno grosse, diciamo, difficoltà economiche per pagare questo, ma lo so se lo fanno apposta. Però io penso che per quanto riguarda l'acqua, anche sicuramente la cultura, ma l'acqua è il primo bene che ci abbiamo in assoluto. Quindi l'Arino non può pagare nel modo più assoluto la morosità degli altri. Capisco il discorso della CRIM, che stiamo in mezzo alla CRIM e Molise Acque, è cambiato un po' tutto, però a noi poco interessa, perché ridurre i flussi idrici per motivi di contenziosi, non per motivi di necessità oppure di mancanza d'acqua, cioè il Molise è ricco d'acqua, forse è la regione più ricca d'acqua a livello nazionale, col rapporto chiaramente abitanti e metri quadri di, diciamo così, di regione. A quel punto io invito gli amministratori di stare attenti sotto questo punto di vista, perché poi sapete bene che ci sono delle situazioni dove l'autoclave non c'è, dove le cisterne non ci sono, riguardano anche strutture forse pubbliche, quindi abbiamo questa necessità. Siccome abbiamo pure nuovi serbatoi, insomma abbiamo pure la possibilità di avere, diciamo così, la possibilità di dare acqua a più parti oppure bloccarla a più parti, noi non possiamo pagare le spese degli altri, questo lo dico, io sono, se volete, sono in prima linea per questa, quando riguarda il discorso dell'acqua.
Scusate Presidente se sono uscito fuori tema. No, no, ringraziamo. L'acqua non c'era. Ah, sì. Ringrazio il consigliere Palmieri che ha sollevato un problema che può diventare un problema serio. In effetti discussioni di mancati pagamenti da parte non possono incidere sulla popolazione che paga regolarmente. Ci dovrebbe essere, sì. Allora, penso che dobbiamo votare per la delibera, quindi chi è favorevole? Chi è favorevole? Immediata esecutività. Possiamo chiudere questo consiglio. Chiedo scusa ai presenti per l'accesso di ira.